Ciao. 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 Quindi a chi è che piace il torrone? Te l'ho alzata di mano? Ok. Chi è che piace il torrone classico, quello la zucca? Con mie... Ok. Chi piace il torrone? A chi piace il torrone a cioccolato? Beh, a tutti, Raffaele, qua veramente è una cosa. Quindi Raffaele questa mattina ci mostrerà come si crea il torrone al cioccolato. Bello, no? Quindi che poi andate a casa dopo e lo ricreate. Ok, l'ape che ci raggiunge qui sul palco. Ben Raffaele. Ok, se vogliono dopo gli diamo anche la ricetta. Se la segnano e la possono realizzare a casa. Quindi chi è che vuole la ricetta dopo? Anche le maestre, no? Anche lui, anche Raffaele vuole la... La vogliamo un po' tutti. E non vi dico già l'odore che c'è qua di cioccolato. Raffaele, questa non è Nutella. No, questa qua è una crema spalmabile alle nocciole avellane. Questa qua è il cioccolato al latte e queste qua sono le nocciole tostate. Ok, quindi è cioccolata creata, fatta anche da loro direttamente. Ecco perché ha quel sapore buono, quel sapore proprio bello che si sente. Quindi Raffaele, questo è un tipo di torrone, ci puoi spiegare come nasce? Sì. Perché scegli direttamente di fare quello al cioccolato? Scelgo di fare quello al cioccolato, diciamo, perché può arrivare a tutti, che il cioccolato piace un po' ai bambini, agli adulti e a tutti. Ok, quindi come si procede? Okay. Iniziamo. Inserisco la parte più dura, che è la crema spalmabile alle nocciole. Tipo Nutella, per intenderci, noi diciamo così perché è quella più famosa. E dopo diamo anche la ricetta, così se vogliono realizzarla a casa la possono anche realizzare. È facile, no? Molto semplice. Ok. Quindi hai visto quanta cioccolata, cioè si è sconvolto lui sotto sta cioccolata. Ok. Adesso okay. Abbiamo messo la cioccolata in un recipiente più grande. Adesso andiamo ad aggiungere il cioccolato al latte. Guardate quanto c'è. Applauso alla cioccolata, così. Così. Quanta ce n'è? Chi è che vuole mettere un dito dentro così per. Lo so, pure io, ma non si può. Ok, adesso sto andando a mischiare la parte più dura con quella là più morbida, piano piano, così da amalgamare correttamente. Così. Se guardate. Si mischia. Si vede? Poi dopo facciamo le domande a Raffaele, eh? Quindi Raffaele, sei pronto a qualsiasi domanda? Ecco, e odori proprio, vabbè, lasciamo stare. Raffaele, si sente da lì? Ecco. Ape, che si prova ad essere qui vicino alla cioccolata e non poterla toccare? Vedi, triste l'ape. Raffaele, quindi si deve amalgamare molto bene, perché altrimenti si creano delle parti più dure, delle parti più morbide e dopo non è omogeneo quando lo vai a mangiare. Quindi si fa a mano o è una procedura che si fa anche in macchina? Questa fase qua viene fatta sempre a mano. Ok. Si deve, come si dice, sgrumare? Si deve, diciamo, mescolare dall'alto verso il basso, così si va a togliere tutta la parte grumosa, diciamo. Ah, ok, vedi, si deve mescolare dal basso? Dal basso verso l'alto. Quindi ricordatevi, si deve mescolare come? Ah, ok, va bene, sono preparato. Apprendono allora. Subito. Questo, futuri tuoi collaboratori. Magari. Ok, altra cioccolata, vedi, man mano poi si aggiunge altra cioccolata. Più o meno quanti chili, quanto è? Questo qua sono 3 kg di cioccolato con un chilo e mezzo di crema spalmabile alle nocciole. Quindi per il totale? Una parte di cioccolato, la metà la crema spalmabile. Ok, quindi dopo chi vuole segnarsi la ricetta, ma a parte che poi... Raffaele, penso siano pubblicate anche, penso, sui social. Naturalmente se la crema spalmabile si aggiunge in base alle quantità, in base alle temperature. Se il periodo è più caldo va aggiunto meno crema spalmabile, se è più freddo va aggiunta meno crema spalmabile, per dare la morbidezza quando si va a mangiare. Le maestre poi sono interessate, no? Quindi... Poi chiedi no, sta segnando tutto. No, ma dopo gliela vogliamo dire ora la ricetta? Oppure sì, la possiamo dire anche ora. Segnatevi la ricetta. Ok. Un chilo di cioccolato al latte. Allora, un chilo di cioccolato al latte, qualsiasi, no? Sì.
qualsiasi, a seconda da quello che trovate. Poi 500 grammi di crema spalmabile alle nocciole, sarebbe tipo Nutella, diciamo Nutella per capirci, per capirci tutti. Poi che non è Nutella, vi consiglio sempre di utilizzare un prodotto più di qualità, che è più buono. Che fate anche voi, no? Sì. Ecco, quindi chi vuole può, può andare anche lì direttamente ad acquistarlo. Poi quindi... E poi vanno aggiunte le nocciole. Vanno aggiunte le nocciole. 500 grammi di nocciole. Ok. Una volta messe le nocciole va mescolato e poi dopo si viene messa all'interno degli stampi. Poi io utilizzo uno stampo professionale, poi si può utilizzare un... Le nocciole intere tostate per 10 minuti. Maestra, poi dopo noi dobbiamo assaggiare quello che fate. Quindi mo vediamo come... Dopo mi inviate i risultati. Ecco. Ah, possono poi anche inviarle sulle pagine social di Raffaele, sì, no? Anche per curiosità. Molto, ma volentieri. Ok, ho finito di mettere tutta la cioccolata al latte. Quindi con questo sole, Raffaele, è più semplice, è più facile, molto, no? Molto più semplice. Se vedi già, ad esempio, il cioccolato era molto più fluido rispetto alla crema spalmabile. Ecco, è diventato veramente bello da vedere. Proprio una cosa bellissima. Io vado a mescolarlo. Vedete come cade bene, bello, eh? Ad esempio adesso si è più, già diciamo, si è addensato, cioè si è solidificato rispetto all'inizio, che il cioccolato era più liquido e c'era la parte più dura, ecco, che è la crema spalmabile. Qualche domanda? Sì, vai, dimmi. Non ho capito. Ci hai ripensato. Vai, qualche domanda? Nessuno ha una domanda, abbiamo il pasticcere qui direttamente che ci può spiegare la tecnica, un segreto. Ci sono dei segreti, Raffaele, no? Diciamo il segreto sta nell'utilizzare delle materie prime buone e la base, perché già se noi utilizziamo una materia prima buona, diciamo c'è il risultato finale che viene, meno. Viene più, già diciamo, più buono. Ecco, vabbè, comunque, quindi il segreto è utilizzare le cose buone, sì, sempre. Le nocciole, abbiamo la fortuna di avere le nocciole avellane, che diciamo sono una, io reputo una delle nocciole più buone, anche diciamo proprio nell'agro nolano, diciamo utilizziamo, abbiamo la fortuna di avere la qualità e non andare magari altrove. E beh, quindi tu utilizzi in questo caso le nocciole tostate, avellane. Io prendo la nocciola cruda e poi la tosto io. Ah, la tosto. Come si tosta la nocciola? Vediamo chi è preparato. Come si tostano le nocciole? Lo sapete? No. Questi tastano così. Questi tostano come? Si tostano al forno. Al forno. Io in questo caso l'ho tostato 180 gradi per 10 minuti. Quindi maestra, scriva 180 gradi per... Il bambino... Va bene il forno ventilato, già preparato. Domande tecniche proprio di me. Sì, basta metterle belle aperte, belle stese, sì, senza girare, perché comunque non è state lì a girare una nocciola alla volta, perché... Beh. Niente, non utilizziamo aromi. Non, è solo cioccolato, crema spalmabile e nocciole. Però si potrebbe, Raffaele. Semplice.